mai più vale per tutti, quindi per tutti, ovvero anche per i palestinesi. Quindi appunto quello che è successo per gli ebrei qui in Europa è chiaramente qualcosa di tragico e che va sempre ricordato. Allo stesso modo però quello che è successo di tragico non deve accadere verso altre popolazioni come i palestinesi. Dunque il mio invito verso la comunità ebraica è anzi esserci, venire con noi nella manifestazione. Noi siamo contro l'islamofobia, siamo contro l'antisemitismo e siamo contro ciò che sta accadendo oggi in Palestina e l'atrocità da parte dello Stato israeliano verso il popolo palestinese. Perché secondo te invece sia la comunità ebraica che molti esponenti politici, anche a sinistra, stanno valutando, ritenendo inopportuno, no, la manifestazione proprio nel giorno della memoria? Ma io lo trovo paradossale perché appunto proprio da ciò che io imparto a scuola, attraverso appunto questi insegnamenti, il giorno della memoria è un giorno per ricordare soprattutto il fatto, le atrocità che sono successe, e queste atrocità valgono per tutte le popolazioni. Dunque sì, è il caso di ricordare giustamente quello che è successo agli ebrei, ma ripeto, l'insegnamento più importante è appunto far sì che queste cose non ripetano verso qualsiasi popolazione. Dunque io sono stupito da quello che propongono appunto diversi parlamentari, il loro silenzio, l'indifferenza da parte loro, e appunto il mio invito a parte loro è proprio tornare ai banchi di scuola e ricordarsi l'insegnamento più importante, cioè non essere indifferenti. Se il ministro dell'interno dovesse valutare, insomma, di negare l'autorizzazione, sarebbe grave secondo lei? Ma io penso sì, sarebbe grave, innanzitutto va contro appunto i principi della Costituzione, appunto garantire libertà di unione o comunque di manifestazione, libertà di espressione, e anzi io l'invito anche a esserci con noi durante la manifestazione, a conoscerci, perché appunto noi non siamo contro chissà quel gruppo di persone, anzi ripeto ancora una volta, noi siamo contro l'antisemitismo, anzi combattiamo contro l'antisemitismo. Però si tratta di dire che spesso in queste manifestazioni pro Palestina ovviamente una causa sì, nobile, no, di tutto, cioè, supporto al popolo palestinese, però spesso ci sono state anche delle, come dire, dei cuori o comunque delle... Ma guarda, allora anzitutto vanno, io manifesto quando sono piccolino, no? Quindi non è che manifesto da poco. Insomma, il focus della manifestazione è quello di appunto rivendicare i diritti dei palestinesi, che sono da anni, da decenni, da un bel po' di decenni, appunto i loro diritti non sono tenuti in considerazione. Alessandro Di Battista davanti a voi chiede: ma quali sono i diritti dei palestinesi? Quali sono i diritti dei palestinesi? Perché appunto si rivendicano diritti riguardo lo Stato israeliano, ma quali sono i diritti dei palestinesi? Non hanno il diritto di vivere, non hanno il diritto alla vita attualmente. E questo è grave come cosa. E noi sembra quasi che stiamo facendo finta di nulla. Questo è il problema serio. Quindi ripeto ancora una volta, io invito tutte le persone ad esserci con noi alla manifestazione. E ripeto ancora una volta, noi siamo contro l'antisemitismo. Grazie. Grazie a lei, alla prossima.